Allora, ciao ragazze, oggi è domenica, noi stiamo uscendo, andiamo a mangiare il sushi, ma ci tenevo a fare questa piccola registrazione perché siccome mi sono cambiata e vestita un pochino più carina, vi volevo far vedere il pellicciotto, quello blu che mi è arrivato qualche giorno fa e che avevo preso su Vinted, ve l'avevo già fatto vedere in uno degli scorsi video. E allora, adesso, vabbè, vi faccio vedere come mi sono vestita. In realtà forse avrò un pochino di freddo, ma siccome tanto non è che dobbiamo passeggiare in giro, andiamo proprio con la macchina a questo ristorante, non starò più di tanto fuori, quindi ci sta come outfit. Mi sono messa un maxi maglione fatto così con delle calze e poi quegli stivali. Con il tacco e a punta che avevo preso un po' di tempo fa al Globo, quindi un outfit proprio total black con le calze coprenti perché in realtà non mi andava di mettere le calze quelle un po' più trasparenti. Il ciotto è questo ed è bellissimo, vedete che è bellissimo blu. Poi magari ora sposto anche un po' la telecamera e vedete com'è. Rimane senza collo, quindi con lo scollo a V, e quindi a me in realtà piace portarlo poi con dei colli belli alti. E ecco, molto semplice. In realtà questo secondo me sarebbe molto carino. Si chiude, ha dei gancetti un po' difficili da chiudere, quindi lo chiuderò tra poco. E però secondo me questo è molto bello chiuso. E poi chiuso qua in vita con una cintura per dargli un pochino più di carattere, però magari ecco questo quando si va a passeggiare così. E allora, vedete com'è? Fatto così, mi allontano un po', così. Ora lo chiudo, scelgo la borsa e poi andiamo perché siamo stretti con i tempi. Ecco, vi faccio vedere che tra l'altro ho anche la batteria scarica. Ho preso questa borsetta molto semplice di H&M che ho da una vita con la tracolla così dorata. E però per adesso me lo lascio aperto. Poi comunque se lo dovessi chiudere rimane più stretto. Comunque mi piace tantissimo. Ci vediamo poi più tardi in giornata oppure direttamente domani mattina. Buongiorno ragazze. Scusate questa inquadratura con la mia faccia di prima mattina, ma appunto siamo a lunedì mattina, non è neanche così presto perché sono le 8:35 e il mio fidanzato andrà al lavoro alle 9, quindi stamattina ce la siamo presa un pochino più con calma e abbiamo appena finito di fare colazione, infatti lì vedete io devo finire di prendere il caffè e ho fatto i pancakes super light, poi magari vi do anche la ricetta nel prossimo video. Pensavo di fare un What I Eat in a Day. Con oggi che è il 30, dovrebbe essere il 30 gennaio, comunque oggi è lunedì, abbiamo ufficialmente deciso di iniziare la dieta, sia io che il mio fidanzato. Quindi, però ecco, per dieta io intendo mangiare in maniera sana ed equilibrata e avendo proprio un occhio di riguardo per le porzioni, che personalmente è la cosa che mi frega, perché io non sono molto per il dolce, cioè sì, se c'è il dolce lo mangio, ma sono molto più per il salato e per il raddoppiare la porzione che mi viene messa a tavola. Quindi io prima mi mangio la mia porzione e poi dopo prendo sempre il bis. E è quello che a lungo andare mi sta appunto portando mano a mano a prendere dei chiletti in più. Non voglio perdere chissà quanti chili, ma quei 3, 4, massimo 5 chiletti proprio in maniera graduale, mangiando bene, mangiando sano, li vorrei perdere. Calcolate che da dopo le festività natalizie io non mi sono più rimessa ai jeans. Vado solamente di o pantaloni della tuta o di leggings, oppure per esempio se devo uscire, come per esempio ieri avete visto, mi metto le calze con un vestitino. Però i jeans che portavo abitualmente, già solo stando così dritta, infilandoli e chiudendo il bottone, sento proprio che mi stringono qua sulla pancia e pensate se poi mi devo mettere seduta. E io appunto non ho avuto nessuno sconvolgimento a livello fisico, tipo non so, per esempio una gravidanza. Sono semplicemente io che mi piace molto mangiare, non mi regolo molto quando ho davanti il cibo e poi faccio
faccio poco sport. Infatti, qua arriviamo al secondo punto. Oggi ho deciso anche di riniziare a fare sport e quindi rimettermi a fare l'aeropilates perché anche quello l'avevo proprio abbandonato. A me veramente non piace fare sport, cioè sono proprio di natura una persona pigra che cioè, adesso al solo pensiero che oggi mi ritrovo a mettere a fare sport non mi va neanche lontanamente, però mi devo sforzare e farlo perché fa proprio bene al mio corpo, come appunto mangiare bene con le giuste porzioni. Oggi poi mi voglio segnare bene tutti questi buoni propositi su un quadernino, quindi andare proprio a fissare bene tutti gli obiettivi, non scriverli così in maniera generica, proprio fissare bene quante volte a settimana ti vuoi allenare e poi fare anche proprio un piano alimentare che tra poco vi faccio vedere. Ho già iniziato a fare durante il weekend e più tardi poi andremo a fare la spesa per comprare tutte queste cosine poi da cucinare durante la settimana. Ma oltre appunto a questi due obiettivi ne ho anche altri per il 2023, quindi me li voglio segnare lì tutti bene. Voglio ecco proprio che questa sia una giornata super produttiva per fissare appunto tutti i buoni propositi che ho e iniziare oggi insieme a fare tutte queste cose. Sono appena finita di bere il caffè e oggi con il fatto che sapevo appunto che il mio fidanzato sarebbe andato al lavoro un pochino più tardi rispetto al solito, mi sono portata avanti con tutte le pulizie già ieri sera e infatti le lenzuola le ho già cambiate ieri e quindi appunto oggi sono un pochino più libera, ora do una rassettata veloce a casa. Mi è venuta anche in mente di fare una cosa e tra l'altro l'ho già fatta, vedete il cavalletto lì, perché qua in camera c'è una luce bellissima e quindi mi sono messa qua a scattare delle foto con il top, quello sportivo e dei pantaloncini neri corti, molto stretti, super aderenti, in modo che poi tra un pochino di tempo, quindi fra qualche mese, se appunto continuerò a mangiare sano, ad allenarmi, potremo vedere anche le differenze. Quindi magari le condividerò anche con voi in un video ad hoc con il prima e il dopo. Oggi non devo lavorare, perciò mi posso dedicare totalmente a questo vlog. Queste sono le commissioni che dobbiamo fare stamattina, infatti tra poco usciremo. Le prime due sono per il mio fidanzato, devo passare in questa agenzia a ritirare una documentazione pronta e poi in tabaccheria a fargli rifornimento per quanto riguarda le sigarette che lui fa con il tabacco, perché ahimè sì, lui fuma. Poi andiamo a fare la spesa, credo che andrò alla Coop perché voglio comprare anche il pesce fresco. Questa è una cosa di lavoro che devo aspettare dopo mezzogiorno per farla, ma veramente mi richiederà 2 minuti. E poi ci sono tutte queste altre cosine. Questa assolutamente la devo fare adesso prima di uscire, perché voglio controllare la verdura che ho già da più di una settimana in frigo e che va assolutamente consumata, quindi quella alla priorità. Il pomeriggio poi la vorrei cucinare, solamente appunto la verdura che ho già in frigo da parecchi giorni. Oggi mi voglio organizzare in maniera diversa per quanto riguarda il piano alimentare settimanale. Ieri vi faccio vedere che cosa ho fatto. Ieri pomeriggio sul tardi, che appunto era domenica, mi sono guardata un po' di video di Project Invictus qua su YouTube e poi ho provato a ricreare la piramide alimentare che trovate su internet, in modo da riuscire a capire bene quali sono gli alimenti da mangiare durante la settimana e anche con quale frequenza mangiarli. E poi qua mi sono andata ad appuntare anche tutte le varie tipologie consigliate, per esempio il pesce, il merluzzo, la sogliola, il salmone. E questa piramide mi aiuta a avere una dieta più varia e a non dimenticarmi nulla, perché vi dico la verità, per esempio il pesce, io adesso a volte sinceramente mi dimentico anche di comprare il pesce fresco al supermercato. E vi faccio vedere come è fatto questo quadernino. Tutte le pagine sono fatte così. Quassù andate a scrivere il mese e l'anno e poi il mese è suddiviso in box settimanali. Ho scritto con la matita, come vedete, in modo che appunto se le combinazioni non mi convincevano molto potevo cancellare. Ho ricreato queste idee di pasti. Quello che mi interessa fare sul planner è solamente inserire il pranzo e la cena.
cena e appunto dare rotazione al pesce e alla carne. Infatti vedete che stasera ho inserito il merluzzo che poi compreremo fresco stamattina al supermercato e poi ho rimesso il pesce anche mercoledì con il salmone. Ho inserito anche la verdura, per esempio i peperoni e la verza. Io queste verdure già ce l'ho in frigo da parecchi giorni e inserendole già nei giorni so che le devo cucinare al più presto e anche consumare. E poi vabbè, sono stata ad inserire anche tutte le altre cosine che vorrei comprare poi stamattina. E qua il weekend è un pochino in dubbio, non ho più inserito molto perché se venerdì per esempio saremo a casa, so che posso fare la sogliola e magari aggiungerci carboidrati e verdura. Oppure, se appunto usciremo, magari questa slitta alla settimana successiva. Mentre per i pranzi, sono sempre sola a casa perché mio fidanzato pranza a mensa al lavoro e invece il venerdì, torna prima dal lavoro e quindi, di solito faccio una pasta. Però vedete qua ho messo il punto interrogativo perché non saprei già dire adesso, di che sugo avremo voglia poi venerdì. Quindi questo è tutto un pochino in divenire. Ma comunque staremo sempre attenti alle quantità. Per quanto riguarda invece la colazione e gli spuntini, quindi quelli con la frutta secca o un frutto, non sono stata a scriverli perché quelli variano a seconda della giornata e di cosa ho voglia in quel preciso momento. Oggi ci sono 11 gradi fuori, quindi non fa neanche così freddo e dentro casa infatti si sta molto bene, ci sono 19,4 gradi. Ho aperto adesso tutte le finestre, così almeno io esco e intanto faccio areggiare casa. Visto che fuori c'è il sole, quindi un po' fa freddo, ma comunque è una bellissima giornata, mi sono vestita abbastanza leggera sotto, quindi mi sono messa questa felpina in cotone che non è neanche felpata, è garzata dentro di Terranova, e poi sotto una semplicissima t-shirt e poi sopra il mio nuovo piumino, questo qua di Terranova, e come vi dicevo sempre i pantaloni della tuta, quindi questi sono dei semplicissimi jogger, anche questi in realtà sono di Terranova, e poi ai piedi ho le New Balance, quindi molto semplice per andare a fare la spesa. Andiamo. Ragazze, comunque l'agenzia pratiche auto è peggio della posta, c'erano 9 persone dentro avanti a me, ma comunque sono stati anche abbastanza veloci, mi hanno messo il tagliandino sul libretto di circolazione e quindi questa commissione è fatta. Ora vado in tabaccheria a prendergli tutte quelle cosine al mio fidanzato e poi vado a fare la spesa. No, vabbè, ragazze, mi si è preso un mezzo colpo adesso dentro la tabaccheria. Praticamente dovevo pagare e ho preso questo portafogli che è il solito portafogli che utilizzo io dentro a qualsiasi borsa dove ho i documenti, i soldi, tutto. Che però rimane un pochino più spesso. E quindi ieri, avendo preso quella borsetta che tra l'altro vi ho anche fatto vedere con l'outfit del pellicciotto, avevo spostato i documenti, cioè solo la patente, un po' di soldi e il bancomat in quest'altro piccolino che rimane, vedete, più proprio sottile. E adesso sono andata a prendere questo portafogli, non c'era dentro il bancomat, non c'erano contanti, non c'era niente. E mi si è preso un attimo veramente un mezzo attacco di cuore perché dico: oh mio Dio, non ho preso i soldi. E invece meno male che avevo anche rimesso questo all'interno della borsa, perché altrimenti io non potevo assolutamente fare nulla e sarei dovuta tornare a casa. E vabbè, comunque meno male che ce l'avevo lì, ho pagato. Tra l'altro, cioè, ho speso 31 euro in tabaccheria perché ho fatto scorta di tabacco, gli ho preso 4 confezioni di tabacco, le cartine, i filtrini, insomma tutte quelle cose. E quanto costa fumare, tra l'altro? Meno male che non fumo perché poi fa anche male ovviamente alla salute. Ma comunque il mio fidanzato mi manda sempre a comprare queste cose in tabaccheria e io ogni volta comunque mi sento super impacciata e a disagio e mi vergogno anche un pochino a dire vorrei il tabacco, questo qua azzurro. Cioè mi sento sempre, non lo so, in imbarazzo ad andare in tabaccheria. Io vado di solito solamente per comprare o le gomme o le marche da bollo. Questo è quello che vado a fare io in tabaccheria. E invece il mio fidanzato ora mi manda sempre a prendere le sigarette.
Comunque qua in Puglia fa super caldo, sembra arrivata la primavera, almeno di giorno, perché poi ieri comunque di mattina faceva abbastanza freddo. Mamma mia, che caldo! Ma sono a fuoco? No. Comunque, fare la spesa alla Coop ha il suo costo, soprattutto se poi si compra il pesce fresco, perché ho preso poi alla fine il nasello, che sarebbe tipo come il merluzzo, solamente che è di produzione italiana, mentre il merluzzo mi ha detto la ragazza che era produzione estera. Poi ho preso la sojola e ho preso anche il salmone fresco, perché per esempio da Lidl quello che è preconfezionato fresco mi sa che quello è stato scongelato, ma non ne sono sicura. Comunque qua costa molto di più. E poi vabbè, ho preso altre cosine, ho speso un botto, tipo 85 euro. Ora poi andiamo a casa, vi faccio vedere quello che ho preso. Intanto ricordiamoci di fare il cambio del barattolino delle gomme. Le ho prese adesso alla Coop, queste sono le mie gomme preferite in assoluto e avevano un prezzo abbastanza decente, quindi le ho prese. Di solito tipo alla Conad, alla Coop, queste costano sempre un botto, praticamente sopra i 4 euro se non quasi 5 euro, invece stavano tipo a 3,60 euro, quindi le ho prese. E quindi cambiamo il barattolino e io poi sotto al barattolino delle gomme tengo sempre i soldi, tipo 1,50 euro per prendere poi il carrello. Quindi le andiamo a sostituire, togliamo anche questo. Questa è tutta la spesa che ho fatto, velocemente vi faccio vedere. Questo è il pesce, e in realtà il pesce e la carne, poi il tacchino, sono quelli, diciamo, che hanno fatto salire un pochino di più il prezzo. Ho preso quindi il nasello, già vedete con il nasello 4,86 euro, ho preso tutto per due persone, e poi questa che è la sojola 6 euro. E poi ho preso anche il salmone, solamente questo trancio, ce lo facciamo bastare per due persone. E vedete, questo 6,66 euro da Lidl ovviamente costa meno, però veramente mi voglio informare se quello di Lidl è fresco oppure è scongelato. Di carne invece ho preso solamente il tacchino e vedete che è una bella confezione grande, è bella pesante. Questa poi la dividerò in varie porzioni e la congelerò. Il pollo non l'ho preso perché abbiamo il pollo già in freezer congelato, e mentre il vitello io uso solamente quello di casa perché noi appunto abbiamo i vitelli. E ora l'ho terminata, quando tornerò a casa poi ne prenderò un'altra pochina, sempre ovviamente congelata. La frutta, ho preso solamente le arance, queste qua rosse, che ho preso le mele. Il pane, come al solito, già tagliato da congelare, e poi ho preso tutta una serie di latticini. Aspettate, intanto metto il pesce in frigo. Ho preso lo yogurt greco, della Coop non l'ho mai provato. Poi ho preso la ricotta, questa qui mi piace tantissimo. Quando vado da Lidl, questa non la trovo, e adesso che appunto sono andata alla Coop l'ho presa. Mi piace proprio tanto il sapore. E poi, sempre di yogurt greco, ho preso questi che sono sì, degli yogurt, però al sapore ne ho presi due di cocco. Al sapore di cocco, un altro alla pera e un altro al mirtillo. Questi ho pensato che magari li potremmo usare la sera, magari dopo cena, se ci vuole, se ci viene voglia di un dolce, tipo di un dessert, magari ci dividiamo uno di questi per rimanere un po' più light. Poi ho preso la feta a cubetti, che così almeno ci faccio magari delle belle insalatone. Tre fiocchi di latte, confezioni queste qua piccoline, e poi la crescenza. Ecco, ho preso queste confezioncine piccole perché così almeno quando l'apriamo la mangiamo subito, la finiamo, ecco, in due persone ce la finiamo. E poi ho preso le uova, anche se io le uova ce l'ho di casa, però le avevo finite e quindi adesso le ho prese. Poi quando tornerò a casa ne riporterò altre. E poi ho preso l'albume d'uovo. Questo in realtà io l'ho comprato per la prima volta la scorsa settimana, non mi ricordo dove ero, forse al Carrefour. Avevo preso proprio il bottiglione quello grande, e che però in realtà adesso è quasi finito, ma ho letto dietro che una volta aperto quello va consumato in
entro massimo 2 giorni. È ancora buono, ci ho fatto il pancake stamattina, però ecco, ora tanto quello finirà. Ho preferito prendere una confezione un pochino più piccola, che così almeno una volta aperto si riesce a consumare entro 2 massimo 3 giorni. Per quanto riguarda la verdura, ho preso solamente l'insalata iceberg e le melanzane, che vorrei provare a fare a mo' di parmigiana light, però quindi non con le fette di melanzana fritte e impanate, ma appunto farla semplicemente al forno con un po' di pomodoro sopra con del formaggio. Poi guarderò bene una ricetta. E in frigo poi, come vi dicevo stamattina, ho un po' di verdura, ce l'ho. Avevo finito poi anche l'ultimo avocado, quindi ne ho presi due, e poi ho preso anche le fave, queste qua surgelate, per fare fave e cicoria. Ne farò le fave proprio frullate a mo' di cremina, e sopra ci metterò la cicoria, che è un piatto tipico di questa zona e che piace molto al mio fidanzato, quindi appunto le ho prese e adesso le metto subito in freezer. Avete presente quel meme con la frutta che vi guarda male, tutta marcia, perché voi state ordinando l'ennesimo takeaway? Beh, diciamo che è andata un po' così la settimana, e soprattutto poi il weekend non ce la siamo proprio filata minimamente la verdura, e quindi adesso appunto mi vorrei in realtà mettere a cucinarla. Vediamo insieme un attimo cosa c'è. Allora, sì, questi sono i peperoni assolutamente da cucinare, che vedete infatti sono un po' già rovinati. Questo radicchio sì, lo farò stasera, e poi no, il resto può attendere. Poi comunque sono cose un pochino più nuove. Qua dietro sì, anche questo lo farò stasera, è un'altra parte di radicchio. Qua dietro c'è la verza. Questa appunto è da parecchio che sta qua, ora la cucino subito. Anche questi in realtà me li dovrei fare, magari li faccio domani a pranzo. Sono i noodles presi da Lidl, ma stanno per scadere. E poi tiro fuori anche il tacchino, che così lo poziono già nei contenitori di plastica. Verdure in cottura. Ho anche tagliato il sedano, che mi ero completamente dimenticata di avere in frigo. Mettiamo il petto di tacchino in freezer, lo metto qua su. Quello tra l'altro è il brodo di carne che ho fatto l'altro giorno con appunto proprio la carne di casa. Sono venute alla fine 3 porzioni per 2 persone ciascuna. Qui poi ho anche messo il sedano, questo è dell'altro sedano che già è congelato e che sto utilizzando. Questo sarà il nuovo sedano, e questo è il prezzemolo. Alla fine per pranzo mi sono fatta un pezzettino di tacchino che era avanzato dalle porzioni che ho congelato, e questa in realtà non è neanche una porzione, era proprio un pezzettino che era avanzato. Poi una fettina di pane e i fiocchi di latte con i pomodorini e cetriolo. In realtà avrei voluto aggiungere altra verdura, però ne mangerò di più poi stasera. Adesso io accendo la cappa, apro la finestra e poi vado di là e chiudo la porta. Io non so voi, ma non sopporto proprio la cappa. Poi vabbè, ognuno ha la cappa a modo suo, ma questa qui proprio fa tantissimo rumore, e quando si cuoce qualcosa, adesso per esempio non l'ho ancora accesa, quando si cuoce qualcosa e io nel frattempo devo preparare altro, questo rumore veramente mi rimbambisce. Quindi adesso ho preparato già tutto, l'accendo e vado di là. Sono quasi le 5 e mezza, io ho finito adesso da poco di tradare, mi sono andata a cambiare, vedete, mi sono messa la maglietta, il top, insomma in tenuta sportiva, e però mi sono rimessa la felpa perché avevo un po' freddo a stare in maniche corte in casa, e adesso mi metto finalmente a fare l'aeropilates. In realtà pensavo che questo allenamento fosse più semplice, ma sicuramente è perché non sono allenata io, ma calcolate che appunto si andava ad allenare tutto il corpo. La parte quella là dove si allenavano i bicipiti non ce l'ho fatta proprio a finire tutta la serie. Mi sono fermata prima perché mi bruciavano proprio, non ce la facevo più. Qua ho messo il radicchio condito con olio e sale, e qua i 4 naselli, e però adesso li ho coperti.
così almeno non si bruciano mentre si cuociono, e li ho conditi con il prezzemolo, il pangrattato, l'olio e l'aglio. Visto che il forno è acceso, ho preparato anche un po' di carotine e le ho condite con l'olio, con la curcuma e con il pepe nero. La cena nel forno si sta cuocendo, io nel frattempo ho messo dentro i contenitori di plastica sia i peperoni che in questo più grande la verza. Ho deciso di lasciare solamente il salmone in frigo e la sogliola invece la metto in freezer perché cioè non mi piace che il pesce stia troppi giorni in frigo. Quindi per adesso la metto qua e poi verso fine settimana la scongelo per cucinarla. Mi sto per mettere a scrivere gli obiettivi per il nuovo anno, quindi per il 2023, sulla nuova agenda. E tra l'altro mi si è appena rotta un'unghia, quindi l'ho tagliata, l'ho accorciata. E anche sull'altra mano ho quella del dito medio più corta. E devo assolutamente rifare il semipermanente, perché se no le unghie, facendo poi le cose in casa, mi si rompono. Adesso l'apriamo insieme, vi faccio vedere com'è qua all'inizio. Questa la trovate ancora da Tiger, se vi può piacere, costa poco, tipo sui 4 massimo 6 euro, non mi ricordo il prezzo preciso. Come prima pagina troviamo il tracker delle abitudini, dove poi potete spuntare tutte le caselline del mese, e calcolate che per creare una nuova abitudine, per far sì che quella diventi automatica, ci vogliono circa 66 giorni, quindi 2 mesi all'incirca. E è molto utile questo in realtà, ma oggi non ci concentreremo su questo, anche se in realtà io lo voglio utilizzare. E poi qua vedete che ci sono, dovrebbero essere due, ah no, solo una. C'è solamente questa pagina dove potete segnare tutti gli obiettivi e poi qua i passi per raggiungere l'obiettivo. Io questo lo intendo un po' cosa devo fare per raggiungere quell'obiettivo. Ho finito adesso di scrivere tutti i miei obiettivi. Ci ho messo un pochino effettivamente a scrivere gli obiettivi perché volevo proprio scrivere in una sola riga l'obiettivo preciso, senza dilungarmi troppo in parole inutili. Non sono in ordine di importanza, sono tutti importanti per me, li voglio raggiungere tutti entro quest'anno. Ho scritto chiaro quello che devo fare. E poi qua, nei passi per raggiungere l'obiettivo, io l'ho intesa un po' così, cioè cosa devo fare per raggiungere questo obiettivo. Poi qua vedete che mi sono creata anche delle righe in modo da distanziare i vari obiettivi, perché appunto, come avete visto prima, qua non c'erano assolutamente delle righe, e per andare anche un pochino più dritta e fare una cosa un po' più ordinata. Non sono stata a scrivere voglio dimagrire o voglio perdere peso, perché non è un obiettivo ben chiaro e preciso. Voglio perdere 4-5 kg. Poi sotto nello specifico, io in realtà vorrei, oltre che rientrare nei jeans che mi stavano bene prima di Natale, anche quelli che mi stavano bene 5 anni fa. Cosa devo fare per raggiungere questo obiettivo? Voglio allenarmi 4 volte a settimana. Poi magari se non ci riesco, ecco, 3 volte anche va bene. E poi seguire il piano alimentare che avete visto, che ovviamente di settimana in settimana cambierà. Crescere su YouTube, mi piacerebbe molto raggiungere i 1000 iscritti, e penso che in un anno potrei riuscirci. E poi magari dai 1000 iscritti, se riesco ad arrivarci nel giro di qualche mese, arrivare a 2000 iscritti. Però ecco, per me è più importante la qualità degli iscritti che la quantità, però questo diciamo che è un bell'obiettivo. E che cosa devo fare? Devo pubblicare almeno un video a settimana per mantenere una continuità, anche perché a me piace tantissimo, comunque ho scoperto questa passione. E poi mi stavo domandando anche se fosse il caso di aprire un profilo Instagram, però per questo ci sto ancora pensando. Allora, io ho appena realizzato una cosa, che scrivendo queste cose che io devo fare per ottenere gli obiettivi, in realtà tutte queste sarebbero delle nuove abitudini che io voglio introdurre nella mia routine, quindi nella mia vita quotidiana. Perciò io adesso queste me le vado a segnare qua dietro. Mi vado a segnare, per esempio, allenarsi. Fatemi vedere, me le segno tutte, quindi allenarsi 4 volte a settimana.
Quindi mi scrivo allenarsi 4 volte a settimana e poi da dopodomani che inizia il mese di febbraio, io ogni giorno vado a spuntare il giorno in cui mi alleno. Mi sono messa il pigiama e sto spuntando tutte le caselline delle cose che abbiamo fatto, perché comunque stavo guardando che in linea generale siamo riusciti veramente a fare tutto, tranne a trovare questa che è la benzina per un accendino. Allora ragazze, mi ero dimenticata poi di salutarvi comunque. Ecco qua è meglio. No, vi stavo parlando di là in cucina, ma veramente la luce è orrenda di sera. In più sono struccata già col pigiama e quindi era veramente orrenda proprio come ripresa. Io comunque abbiamo già cenato, mi sto mangiando questo che è buonissimo, questo yogurt greco al cocco. Alla fine, cioè io me lo mangio tutto questo perché è una porzione. E nulla, adesso noi ci mettiamo davanti alla televisione e ci guardiamo il Trono di Spade, che io tra l'altro non ho proprio mai visto, e quindi lui sta facendo il rewatch mentre io lo sto proprio guardando per la prima volta, e siamo arrivati, mi sembra, alla stagione 5, mi sa che abbiamo iniziato ieri. E comunque nulla, abbiamo mangiato il pesce. Siamo venuti qua a letto perché il film ce lo guardiamo qui. A parte che ho riguardato un attimo la scena e ho delle occhiaie orrende perché lì la luce mi batte contro e mi forma tipo tutte ombre sia qua che qua. Poi non ce l'ho proprio così marcate le occhiaie. E cioè, me l'ha detto anche il mio fidanzato. E comunque ha detto: "Ma hai visto il video quando passo dietro?" Perché io pensavo fosse passato normalmente dietro, invece lui si è messo tutto così giù gobbo. E è passato così e fa troppo ridere quella parte, l'abbiamo rimandata indietro, adesso l'abbiamo riguardata. Che hai detto tu che sembra Easter egg? Cos'è? Non hai la più pallida idea di cosa sia un easter Ho appena scoperto che cos'è un easter egg. Se voi non lo sapete, andatelo a cercare su internet. Non è inteso proprio come uovo di Pasqua, è intesa come una sorpresa che se tipo voi spingete dei tasti magari su Windows. No, vabbè, ragazze, abbiate pazienza, ma vi devo salutare perché altrimenti il mio fidanzato inizia il film senza di me. Quindi vi saluto e ci vediamo prestissimo con un nuovo video.